Buonasera, gentili telespettatori, e ben ritrovati per questo 17° appuntamento stagionale con RTC Catanzaro Sport, la trasmissione di approfondimento sulle vicende delle acque del Giallarossa in onda ogni lunedì con inizio alle ore 21. E come sempre siamo in onda in TV, sul web, sul canale YouTube di RTC e da quest'anno, grande novità, siamo presenti anche in radio. È ripartito il campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale Azzurra ed è ripartito anche il Catanzaro, che dopo tre consecutive sconfitte riassapora la gioia della vittoria, vincendo ieri pomeriggio al Ceravolo il derby con il Cosenza. Siamo davvero una bella squadra e quella contro il Cosenza è stata una vittoria straordinaria. Quanto ripetuto più volte al termine dell'incontro nella consueta conferenza stampa dal tecnico Vincenzo Vivarini. Parole tutte che rispecchiano in pieno l'andamento della gara, emozionante e non solo in campo. Comunque, prima di addentrarci in quelli che saranno i temi di questa serata, ricordo a tutti i telespettatori il numero per prenotarsi ed intervenire per esprimere le loro opinioni in diretta, ovvero 347-0101-568, ripeto 347-0101-568, ricordando agli stessi che potranno anche inviare messaggi tramite WhatsApp al numero 347 45 10 582, ripeto 347 45 10 582. Bene. Dopo aver salutato i miei compagni di viaggio, Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo, Buonasera. vado a dare il benvenuto ai nostri ospiti, il tecnico Tonino Aloi e l'avvocato Pasquale Gigliotti, ex direttore sportivo del Catanzaro, nonché fondatore e vicepresidente dell'Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi dell'Adicospo. Bene, Buonasera a voi. grazie a Torino, grazie anche al direttore Gigliotti per aver accettato cortesemente il nostro invito. Allora, cominciamo a riscaldare i motori e risposte abbastanza brevi, così abbiamo modo di spaziare in attesa poi di leggere i messaggi e di passare qualche telefonata in diretta. Pasquale, dopo tre sconfitte consecutive non era facile ripartire sul piano del morale e su tutto. L'avere fatto il Catanzaro una buona partita, una ottima partita, e avendo incamerato sicuramente i 3 punti, assume più importante e assume un significato, diciamo anche un sapore un po' diverso. Sì, assolutamente sì, non era facile. C'erano stati dei campanelli d'allarme dal punto di vista prevalentemente tattico, però la sosta è stata salutare per noi perché in questi 15 giorni di pausa, ha consentito allo staff tecnico di analizzare tutte quelle situazioni che andavano corrette o meglio integrate per cercare di correggere quelli che erano stati gli errori precedenti. Abbiamo visto qualcosa di diverso, ecco, io da tecnico ho valutato che è stato fatto qualcosa di diverso in questi 15 giorni, abbiamo visto un altro Catanzaro che ha soprattutto nella fase di non possesso, iniziato a lavorare e come ha detto anche il mister in conferenza stampa, a canalizzare, a standardizzare un concetto della fase difensiva che nelle gare che abbiamo perso ha difettato parecchio. Allora, che cosa c'è stato di diverso, un giudizio tecnico dal tecnico, scusate il gioco di parole, Tonino, Aloi? Io, Mario, penso che sia stato il derby, diciamo, e la sosta hanno contribuito in qualche modo ma non a rivedere determinate cose. Io penso che si siano un po' ricompattati perché se andiamo ad analizzare un pochettino le sconfitte che sono arrivate, sono state tre sconfitte obiettivamente immeritate.
perché non è che le sconfitte, è vero, sono arrivate, però bisogna vedere anche come arrivano, perché è stato un momento, come diceva il mister Vivarini, no? Che ci vuole un pizzico di fortuna, nel bene e nel male. E purtroppo sono state partite che ci sono andate male, ma la squadra, la prestazione l'ha sempre fatta in queste tre partite. Qualcosina è stata rivista, perché se dovessi analizzare la partita di ieri, ecco, un pizzico di fortuna forse c'è stata nell'aver sbloccato il risultato dopo 10 minuti. In un derby, sai, sbloccare il risultato dopo 10 minuti, andare in vantaggio 1-0, ti aspetti la reazione della squadra avversaria, specialmente nel derby. E il Cosenza l'ha avuta, la reazione, anche se non è stata concreta, diciamo, nell'arrivare sotto porta. Aver terminato il primo tempo in vantaggio è stato un grosso vantaggio, perché poi ad inizio di ripresa abbiamo anche fatto il secondo gol, dove in effetti è la mazzata finale. E c'è stata la reazione in modo un po' confusionario, però siamo riusciti, è stato bravo il Catanzaro, con quell'atteggiamento iniziale che è stato proprio di caparbietà e di cattiveria calcistica, determinazione, concentrazione, ecco, tutti questi componenti qui hanno fatto sì che la partita arrivasse a termine. Alberto, una bella gara giocata da entrambe le squadre, ma anche un bel pubblico che ha saputo sostenere la squadra dal primo al 90esimo. Ormai quello del pubblico, lo spettacolo offerto dalla tifoseria del Catanzaro, è uno spettacolo sempre atteso, ma sempre anche realizzato. Bisogna dire che ieri c'è stata anche una... ci sono stati ovviamente cori di spottò, di scherzo, di schermo, eccetera. Però una tifoseria che ha sempre mantenuto forme, diciamo, di rispetto nei confronti di tutti gli avversari, ha pensato semplicemente e soprattutto a esaltare e mettere in campo, far mettere in campo ai propri giocatori il meglio possibile. Sostegno fino alla fine, sostegno dall'inizio alla fine, ma con una bellissima cornice di pubblico che comunque ha dato veramente grande risalto a questo derby. Bene, diciamo una domenica di vera festa sugli spalti, Fabio. Le due tifoserie, a parte l'episodio accaduto fuori dal campo, diciamo, si sono ben comportate, insomma, non c'è stata la solita rivalità sportiva, però una grande correttezza. E purtroppo dobbiamo registrare che cosa è successo. Ma è successo, come scrive tra l'altro il giornale di Calabria proprio oggi, un episodio veramente increscioso che va sicuramente stigmatizzato, cioè prima della gara un'autovettura con due tifosi simpatizzanti del Catanzaro proveniente da Vibo Valentia sono stati scambiati per tifosi del Cosenza e sono stati aggrediti in maniera veramente vile. Questo è un episodio che va assolutamente condannato perché fa male al calcio. Qualcuno già ci scrive dicendo com'è possibile che nel 2023 ci siano anche episodi di violenza, e purtroppo secondo me avviene, avverrà sempre, perché i delinquenti, i cretini, i vigliacchi, come in questo caso, ci sono sempre. Ma come giustamente dici tu, questo è un episodio che secondo me deve restare circoscritto, che non rovina la festa del Catanzaro. Tra l'altro sia il sindaco Fiorita ha chiesto a nome della città scusa a questi due diciamo tifosi, amici, penso siano addirittura di Serra San Bruno, quindi erano venuti per vedere il derby del Catanzaro. È anche noto, mi risulta che sia stato vicino a queste persone. Il resto, la maggior parte dei tifosi accorsi allo stadio, sia i catanzaresi che cosentini, sono comportati in maniera assolutamente corretta, come giusto che sia in un derby, cioè inneggiando alle proprie squadre, con qualche spottò, secondo me, abbastanza plausibile in una contesa agonistica nei confronti degli avversari. Comunque il Ceravolo ieri si è mostrato veramente bellissimo di colori, di affetto e di passione. Diciamo un derby combattuto, Pasquale. Se il Catanzaro lo ha vinto, bisogna in ogni caso dare merito al Cosenza, anche che non ha fatto demeritato, disputando tra l'altro un discreto primo tempo. Assolutamente sì, come dicevo prima,
Ho visto qualcosa di diverso rispetto alle altre gare, perché vedere 10 giocatori dietro la linea della palla del Catanzaro finora era successo pochissime volte, se non nulla. Quasi mai. E quindi già questo ti fa capire che c'era È un anche una indice. predisposizione anche da parte della squadra a difendersi, ad accettare l'attacco da parte del Cosenza, che lo ha imbastito bene, perché dobbiamo dire che a parte i primi 15 minuti dove abbiamo sfoderato una prestazione di impatto molto positiva, i restanti 30 minuti hanno avuto il pallino del gioco il Cosenza e ci hanno costretto a difenderci e lo abbiamo fatto in maniera egregia. E questo ci fa capire che era stato fatto un lavoro abbastanza approfondito in questi 15 giorni di sosta. Il secondo tempo poi un po' si sono allungati e questo ha consentito a noi di esprimere il nostro gioco e quindi hanno subito poi il secondo gol e la partita A quel punto là È era quasi chiusa. finita, sì, per loro è finita perché sono stati poi degli attacchi un pochettino, come dire, all'arrembaggio, ecco. All'arrembaggio. Torino, bisogna dare comunque merito al tecnico Vivarini perché ha disposto, ha studiato la gara, ha disposto bene in campo la squadra, con un, diciamo, baricentro più basso del solito, cosa che ha un po' messo in difficoltà l'avversario. Io penso che sì, che il mister sicuramente ha parlato con la squadra e che dopo tre sconfitte, il fatto stesso che quella determinazione, quella concentrazione che c'era in campo e quella cattiveria calcistica che ci vuole e ci vorrebbe veramente in ogni gara, ha fatto sì che parlo come reparti, sia reparto difensivo, centrocampo. Perché era una squadra che ha chiuso gli spazi proprio al Cosenza, che non ha dato possibilità, anche dopo il vantaggio del Catanzaro, cioè nella reazione che c'è stata da parte del Cosenza, il Catanzaro era così determinato che ha chiuso proprio gli spazi. Perché quando sei determinato e concentrato, specialmente in un derby, e dopo tre sconfitte, ti fa sì che tu ti trovi al posto giusto al momento giusto. E il Catanzaro ieri i giocatori si sono trovati proprio al posto giusto al momento giusto, chiudendo parecchi varchi al Cosenza, non dando possibilità. Alberto, un Catanzaro, diciamolo pure, che ha badato più alla praticità, se è vero come è vero che lo ha fatto con quella, come diceva Tonino, cattiveria agonistica e con grande determinazione. Due requisiti, parliamoci chiari, che nelle tre precedenti gare finite con altrettante sconfitte non era successo, non era stato messo in pratica. Ma io ti dico cosa ho visto ieri. Allora, Vivarini ha sicuramente messo in campo un Catanzaro diverso da quello al solito. Ha capito che tre sconfitte prese in quella maniera non meritate, non poteva determinare un andamento continuo in quei termini. E ieri si è visto un Catanzaro che è in grado di vincere giocando in una maniera diversa. Cioè si può anche vincere non tenendo la palla per 70 minuti, o non avendo il possesso palla maggiore o fraseggio continuo, eccetera. Questo in generale, secondo me, è un'indicazione che in questi 15 giorni, come noi dicevamo nelle 2 settimane, in quelle 2 trasmissioni precedenti, è sicuramente un lavoro che Vivarini ha fatto. L'altro elemento è la partita col Cosenza, cioè Vivarini, secondo me, ha preparato la partita col Cosenza in modo molto ma molto preciso. Perché il Cosenza è una bella squadra, non è una squadra, è una squadra pericolosa ed è pericolosa soprattutto in attacco. Quindi il problema che ha avuto Vivarini e che secondo me ha realizzato è quello di chiudere la profondità. Cioè il punto è che in profondità il Cosenza non è riuscito mai ad andare, ha dovuto giocare necessariamente soltanto sulle fasce. E per giunta dall'altra, quindi è a posto Ghion davanti alla difesa quasi come se fosse una sorta di Pirlo rispetto a prima. Poi
Pompetti che ha fatto un lavoro straordinario a centrocampo, sia chiudendo per la difesa ma proponendo in attacco, con Veroli che è stato molto più vicino ai due centrali in chiusura, e quindi da quel punto di vista il Catanzaro in un certo senso ha giocato in maniera completamente diversa, è riuscito per fortuna a segnare nei primi 10 minuti, dopodiché la partita è andata in quella direzione. Il Cosenza in realtà non è riuscita a sfruttare quelle che erano le sue qualità. Il Catanzaro in realtà ha giocato sul difetto, se vogliamo, su quelle che potevano essere le debolezze della squadra avversaria. In più mettiamoci un'altra cosa, si è vista molto più cattiveria agonistica, come diceva appunto Tonino, e si è visto qualche fallo in più, cosa che non era giusto che ci fosse, e molta più determinazione da parte dei difensori in particolare, ma di tutti quanti, e questo ha determinato che la partita è andata in una direzione diversa. Nella direzione giusta, grazie anche ai due gol, cioè segnala i due gol all'inizio della prima frazione di gioco e nei primi minuti del secondo tempo, cioè ha dato qualcosa in più a questo Catanzaro, sia anche dal punto di vista del morale. Sì, è sembrata stranamente, ci sono moltissime analogie con la gara del Crotone dell'anno scorso, Catanzaro-Crotone, perché i due gol sono venuti più o meno negli stessi minuti, sono venuti paradossalmente più o meno nello stesso modo, e io aggiungo, il Catanzaro ha dimostrato ancora una volta che negli appuntamenti importanti non manca mai. E questo è anche importante perché è vero, come diceva il professore Scerbo, noi anche qui abbiamo parlato di qualche accorgimento tattico, ci siamo presi pure forse qualche piccolo insulto, ma sapevamo benissimo che quello che dicevamo noi lo pensava anche Vivarini, che non l'avrebbe mai potuto dire in conferenza stampa, ma ci ha lavorato su e ha fatto benissimo. Il Catanzaro, tra l'altro, ha fatto, perché sento qualche commento anche strano da parte sponda cosentino, il primo gol è un gol da manuale, perché lo vedremo sul rinvio di Brighenti, si abbassa Biasci, la stoppa e la allarga su Cazzeris che si invola e poi mette una palla praticamente perfetta per Iemmello, che anche lì sembra che abbia segnato da un metro, però disorienta il proprio difensore e si sfila sul secondo palo. Dopodiché il Catanzaro, anche con qualche sofferenza, ha controllato tutto il primo tempo e poi ha segnato nel momento in cui il Cosenza era leggermente calato nel secondo tempo. Sul 2-0 praticamente, lo vedremo dalle immagini, c'è stato poco nulla, qualche tiro da fuori, come giustamente voi dicevate, perché il Catanzaro ha fatto densità al centro, quindi anche dal punto di vista tattico, oltre che dell'agonismo, una gara secondo me preparata in maniera perfetta da Vivarini. Bene, fermiamoci qua, nel senso che con l'aiuto della grafica andiamo a rivedere i risultati con la relativa classifica di ieri, ricordando che si è giocato la 14ª giornata d'andata. Allora, questi i risultati. A Bari, Venezia batte Bari 3-0, a Catanzaro, Catanzaro batte Cosenza 2-0, a Cittadella, Cittadella batte Sud Tirol 2-1, a Como, Como batte Feralpisavò 2-1, a Cremona, Cremonese batte Lecco 1-0, a Parma, Parma e Modena 1-1, a Pisa, Pisa e Brescia 1-1, a Reggio Emilia, Reggiana e Ascoli 1-1, a Genova, Sampdoria batte Spezia 2-1 e infine a Terni, Ternana e Palermo 1-1. E vediamo la classifica. In testa Parma e Venezia con 30 punti, seguono Cremonese 25, Como, Palermo e Catanzaro 24, Modena 23, Cittadella 22 e qui finisce con il Cittadella la zona playoff. Andiamo alla zona cosiddetta neutra, che vede il Cosenza con 19, Bari 18, Pisa 17, Sud Tirolo, Sampdoria penalizzate di 2 punti e Reggiana 16, Brescia 14, Ascoli 13, Lecco 12, Spezia 10, Ternana 8 e Feralpisavò chiude la classifica con 7 punti. Vi ricordo che Brescia, Como, Lecco e Sud Tirolo hanno una partita in meno e a proposito voglio ricordare che gli ultimi recuperi, quelli relativi alla terza giornata, si giocheranno dopodomani mercoledì con il seguente calendario. A Como sarà Como Lecco e poi a Bolzano Sud Tirolo Brescia, e con queste due gare avremmo dopo 14 giornate
alla classifica definitiva. Classifica definitiva praticamente per quanto riguarda la prima posizione, se la grafica ci viene ancora di aiuto, la classifica, il Como che attualmente è quarta in classifica insieme a Palermo e Catanzaro, potrebbe approfittare della gara casalinga di dopodomani con il Lecco per andare a 27 e quindi piazzarsi al terzo posto in classifica dopo Parma e Venezia che guidano la graduatoria. Allora, prima di proseguire con il dibattito e prima di sentire i messaggi, di ascoltare i messaggi che stanno arrivando veramente numerosi e vi ringraziamo, e andiamo ad ascoltare cosa ha detto il tecnico Vincenzo Vivarini ieri per quanto concerne la prestazione ed il risultato in conferenza stampa subito dopo la fine della gara. No, abbiamo fatto una buona partita. E nel calcio bisogna avere anche un pizzico di fortuna sugli episodi, perché comunque noi abbiamo fatto tre partite che ci ha detto veramente male. Non è tanto il discorso di dire che abbiamo perso tre partite, perché tre partite le abbiamo perse immeritatamente, quindi è chiaro che ci abbiamo molto credito con la fortuna. Oggi abbiamo fatto una partita giusta, oggi mi ha dato tanto gusto vincere questa partita. Abbiamo giocato con qualità, come sempre, però c'è stato un pizzico di attenzione in più, di cattiveria in più, che adesso lo dobbiamo standardizzare nel prosieguo del campionato, perché comunque abbiamo affrontato una buona squadra, una squadra organizzata, una squadra con delle individualità, e quindi, come vi dico sempre, In B c'è stato sempre molto molto equilibrio, tutte le squadre sono di livello importante, noi come lo siamo anche noi, e quindi dobbiamo capire che ci dobbiamo mettere quel pizzico di cattiveria in più che ci abbiamo messo oggi. Comunque bisogna fare veramente gli applausi e fare i complimenti sia alla squadra e soprattutto a questa splendida tifoseria che oggi hanno dimostrato veramente che è uno spettacolo venire allo stadio a Catanzaro. La partita bisognava farla in questo modo. Loro, a differenza delle altre squadre, sono organizzate anche nel giocare la palla da dietro, tant'è vero che fanno quel quadrato davanti alla loro area di rigore che ci portano a pressare in modo strano, ci porta un po' fuori posizione, e quindi non era facile non farli giocare. Ecco perché ho detto che è una buona squadra, perché come andavamo in pressione loro riuscivano sempre a trovare i mediani che si aprivano, i mediani che venivano dentro, e quindi praticamente mi portavano fuori il mio mediano. Insomma, è stata una partita giocata bene anche da parte del Cosenza, e quindi ci guadagnavano campo, di conseguenza dovevi e questo lo sapevamo, dovevamo lavorare più compatti anche in zone più basse, proprio per cercare poi di limitare le individualità molto alte che avevano in fase offensiva, e quindi di conseguenza sapevamo che veniva fuori una partita di questo tipo e l'abbiamo preparata in questo modo, cercando di ballare in inferiorità numerica in avanti, però avevamo superiorità numerica sotto palla, quindi questa era una cosa importante per noi. Penso che i frutti poi li abbiamo visti, perché al di là di quell'angolo che siamo stati leggeri sulla marcatura che hanno preso la traversa, poi il resto sono stati tutti traversoni, tutte palle buttate dentro la nostra area di rigore, gli abbiamo concesso veramente poco al Cosenza. Bene, perfetta la disamina come al solito del tecnico Vincenzo Vivarini, che a proposito della gioia per questa vittoria ha tra l'altro detto che cosa? Ascoltiamolo. Perché ne avevo bisogno, perché comunque quando si lavora e poi perdi quelle partite in quel modo là, effettivamente ci rimani troppo male, ma poi ci rimango troppo male perché
vedo anche la passione che c'è intorno a questa squadra e mi dispiace dare dei dispiaceri, quindi ci tenevo veramente tanto a riscattare un pochettino queste partite, però il merito è dei ragazzi che veramente oggi l'hanno interpretato nel modo giusto. Bene, allora, sono stati tanti punti di vista, ne abbiamo discusso qua in studio, completeremo il discorso nella terza parte della trasmissione. Abbiamo ascoltato anche il tecnico Vivarini. Prima di leggere qualche messaggio, andiamo invece a sentire come l'ha vista un ex calciatore del Catanzaro nella rubrica ormai consueta nostra settimanale RTC Io l'ho vista così. Questa settimana Tonino Soda. Buonasera a tutti, naturalmente sono molto contento per questa vittoria nel derby con Cosenza. Secondo me è stata una bella partita, mi è piaciuto molto l'approccio che ha avuto il Catanzaro in questa gara. Ecco, affrontato il derby con lo spirito giusto, è stato molto, molto cinico, ha fatto gol nel primo tempo e poi ha chiuso la partita nel momento migliore del Cosenza, ecco, con il secondo gol, dove poi ha un po' tagliato le gambe anche a Cosenza, però era la vittoria che ci voleva perché veniva appunto da queste tre sconfitte, che poi nel derby che è molto, molto sentito, ecco. Infatti sono stati bravi perché nel secondo tempo hanno chiuso la partita proprio nel momento migliore del Cosenza, che mi è sembrata anche un'ottima squadra, ecco, quindi ha ancora più valore questa vittoria in questo derby, ecco. Anche se è stato, diciamo, un Catanzaro meno di qualità rispetto alle altre volte, ma più concreto e di grande sacrificio, ecco, che è quello che ci vuole soprattutto in questo campionato di Serie B, ecco. Quindi siamo tutti contenti dopo aver vinto questo bellissimo derby, ecco. Poi volevo fare i complimenti anche al pubblico, quindi ai tifosi che sono stati vicini alla squadra in questo momento e hanno creduto in questa, aiutato appunto la squadra per portare a casa questa vittoria, proprio una partita così, così, così importante. Quindi per me è stato un bel derby, ecco, diciamo così, un bel derby di Calabria. Grazie. Tonino, brevemente, perfetta la disamina di Soda. Perfettissima, diciamo, perché è stato un bel derby sia in campo che sugli spalti in particolar modo, perché siamo ripetitivi, però bisogna sottolinearlo, perché quando c'è uno spettacolo del genere è giusto sottolinearlo. La partita, ribadisco, si è messa bene per il Catanzaro, avendola sbloccato subito. C'è stata la reazione del Cosenza, perché il mister diceva una buona squadra, e io ribadisco che è un'ottima squadra, perché secondo me il Cosenza veramente c'ha un organico molto importante, è un'ottima squadra, nelle individualità ancora di più, e buon per noi perché nella reazione non hanno trovato il gol dove ci avrebbero potuto creare delle difficoltà poi in seguito. E il Catanzaro è stato molto bravo sotto questo aspetto, perché non gliel'ha permesso, non gliel'ha concesso, e questo ha fatto sì che la partita andasse avanti, perché poi col passare dei minuti è normale, no? Una squadra incomincia a scoraggiarsi perché non vede sbocchi, non vede niente, e la partita è andata a buon fine per noi. Pasquale, tutti i meriti del Catanzaro o qualche demerito del Cosenza? Ma diciamo che 50 e 50, ecco, ma prevalentemente il merito è stato nostro per aver approcciato bene alla gara, per aver interpretato bene quanto richiesto dall'allenatore e quanto richiedeva anche la gara. Ci siamo saputi adeguare all'avversario, siamo stati capaci di soffrire, siamo stati capaci di difenderci, e questo ha premiato. Sicuramente la spinta del pubblico è stata determinante, perché per noi è molto sentito, così come lo è per loro, però giocare in casa ti dà quell'approccio migliore, quella grinta in più per poter
interpretare la gara in maniera diversa. Io ne ho fatto due derby contro il Cosenza e mi ricordo che sia all'andata che al ritorno ha vinto la paura, perché furono due pareggi. Tra l'altro noi eravamo in diretta sul Rai Sport, che ci fu l'episodio dell'aquilone che volò, esatto, sul San Vito. Ricordiamolo. Esatto. E durante la mia intervista nel primo tempo ci fu questo episodio molto simpatico, che anche gli operatori della Rai si fermarono e inquadrarono questo... Certo. Alberto, pregherei la regia di rimandare alla classifica generale. Alberto, Catanzaro, 3 punti, utile, perché finalmente dopo 3 sconfitte la vittoria era quasi d'obbligo. Poi se si giocava con il Cosenza doveva per forza dare qualcosa in più, come la squadra l'ha data e ha ottenuto. Catanzaro che ha risalito la classifica. Sì, ma il Catanzaro è quella la posizione in cui e tra l'altro dobbiamo dire, può stare tranquillamente. Tra l'altro dobbiamo fare un'osservazione, saremo tutti d'accordo. Dopo 14 giornate il Catanzaro, anche dopo le 3 sconfitte, è rimasto sempre in zona playoff. Cioè non è andato mai sotto all'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare i playoff. Ma il Catanzaro è una buonissima squadra ed è quella la posizione che potrebbe avere anche qualcosina in più. Perché onestamente rispetto a tutte quelle che si sono viste, cioè è una squadra che sta alla pari con le migliori in assoluto. Anche le 3 sconfitte che sono arrivate contro 3 ottime squadre, cioè Venezia, Modena, Como, anche la sconfitta col Parma, eccetera, ma sono le ultime 3 sconfitte diciamo immeritate, per cui ci sta benissimo. Il Catanzaro non ha rubato niente a nessuno ed è in una posizione di quel tipo perché merita di star lì. Quindi, per una cosa voglio aggiungere, secondo me più che demerito, io ho sentito anche alcuni commenti dei tifosi cosentini nei confronti della propria squadra, dicendo che insomma ha giocato senza carattere. Io devo essere sincero, questo non l'ho visto. Io ho visto una buona squadra, Cosenza è una bella squadra, diceva Tonino giustamente, con un bellissimo organico, una buonissima individualità, però in questo caso io penso che il merito maggiore sia stato del Catanzaro. Il Catanzaro ha giocato come Cosenza non si aspettava, onestamente come non ci aspettavamo neanche noi. Cioè il Catanzaro ha giocato in maniera diversa da tutte le altre partite. È come se in un certo qual modo il Cosenza avesse giocato come il Catanzaro fino alla domenica precedente, il Catanzaro avesse fatto il Modena, il Venezia, il Como della situazione. Bravo Vivarini che ha studiato la squadra, Vivarini. E bravo il maestro che ha guidato, e bravi gli allievi che hanno eseguito i compiti. Sì, bravissimi. Messaggi. È proprio questo, sia Valerio Veraldi, sia Francesco da Catanzaro dicono la stessa cosa, definendo prima Valerio capitano Vivarini e invece Francesco chiamando il professore Vivarini, per avere, dicono, incartato la partita a Caserta. Ed infatti è stato così, mi riallaccio a quello che diceva il professore Scerbo. Noi in effetti a metà del primo tempo eravamo un pochettino perplessi, perché non ci aspettavamo questo Catanzaro così basso. Temevamo tutti noi che fosse il preludio al pareggio del Cosenza, o comunque alla possibilità del Cosenza di rientrare in partita. Invece poi si è scoperto che il Catanzaro stava controllando, tant'è che poi nel secondo tempo, nel momento in cui gioco forza il Cosenza è calato, il Catanzaro ha segnato il secondo gol. Quindi quello che dicevamo, una gara tatticamente molto accorta, come è necessario secondo me in Serie B, perché quegli appunti che abbiamo mosso alla squadra nelle due precedenti gare erano dovute proprio al fatto che il Catanzaro non doveva perdere. Io non dico tutte e tre, perché il Como ha meritato di vincere, ma Modena e Venezia, quei punti li abbiamo regalati un po' noi. Bene, poi leggeremo ancora nel proseguo della trasmissione altri messaggi, così come ci scusiamo con i telespettatori. Purtroppo non possiamo mandare ora le numerose telefonate, anche che ci seguono per dare la loro opinione ai telespettatori in diretta. Speriamo di farli qui a fra poco. Intanto vi devo dire, andiamo con un nuovo ospite. Da calciatore nel ruolo di attaccante ha vestito
le maglie di tante squadre di Serie A e di Serie B tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000. Da allenatore, oltre 250 le panchine, dalla Serie A alla Serie C. In particolare nella Serie Cadetta ha allenato il Perugia, il Benevento, l'Empoli e ultimamente l'Ascoli. Abbiamo questa sera il piacere di ospitare a RTC Catanzaro Sport Cristian Bucchi. Buonasera mister. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, ho letto un po', Cristian, ormai ci possiamo dare del tu, quindi... Assolutamente sì. Siamo già d'accordo. E ti volevo dire, che idea ti sei fatta di questo Catanzaro che... E pur perdendo, lo dicevamo in studio con i nostri ospiti, pur perdendo le tre partite non è mai uscito da quell'ottavo posto, l'ultimo della zona playoff, e ieri praticamente ha superato nel derby il Cosenza. Che diciamo? Ma innanzitutto che è un piacere vedere le partite del Catanzaro, perché credo che sia la squadra che in assoluto gioca meglio, ha un'identità precisa, ben delineata, si vede la mano dell'allenatore, si vede che è un gruppo che lavora comunque sia da tempo insieme, perché insomma è un lavoro credo triennale che si sta portando avanti, e credo che questo sia anche il segreto di questo campionato. Cioè, nel campionato di Serie B, che è ovviamente pieno di trabocchetti, perché puoi veramente vincere con la prima e perdere con l'ultima indistintamente. Quello che premia alla lunga è l'atteggiamento della squadra, è l'identità della squadra, e credo che in questo il Catanzaro sia assolutamente centratissimo. Quindi le sconfitte, sentivo un po' prima che parlavate, ho seguito le partite, indubbiamente ci poteva stare, ecco, l'iniziale col Parma, ma delle ultime sconfitte, io per esempio ho visto la partita con il Modena, non era una partita che il Catanzaro doveva perdere, quindi può succedere, però quando hai un gioco, quando hai un'identità ben precisa, ben definita, sono semplicemente dei momenti sfortunati, è la partita che non si incastra, ma alla lunga questo campionato ti ripagherà. Quindi io sono assolutamente fiducioso che questa squadra, che ripeto gioca veramente molto bene, alla lunga si toglierà la grande soddisfazione. Bene mister, ti lascio un po' alle domande dei nostri ospiti brevemente, perché il tempo come al solito è il nostro nemico. Iniziamo dall'ex direttore sportivo del Catanzaro, Pasquale Gigliotti. Pasquale, a te mister Buck. Sì, buonasera mister. Buonasera direttore. Lei ha riferito poc'anzi di aver visto le gare del Catanzaro precedenti. Si aspettava questo Catanzaro molto più accorto nella fase difensiva rispetto alle gare precedenti, o per lei è stata una sorpresa? No, io credo che sia stata semplicemente una lettura molto intelligente di un allenatore molto intelligente, perché il Catanzaro ha approcciato questo campionato sbarazzino, spensierato, e questo l'ha ripagato. Poi dalla decima giornata di campionato in Serie B entra la seconda fase, perché le prime 10 giornate tutti giocano, sono tutti tranquilli, tutti vanno all'attacco, dopo subentra la classifica, quindi cominciano ad esserci inevitabilmente dei momenti delicati, delle partite chiave, dei momenti un po' delicati. E io credo che Vivarini abbia fatto semplicemente questa valutazione, visto che queste ultime tre giornate siano state un po' non redditizie da un punto di vista dei risultati, non di prestazioni, e quindi magari un atteggiamento un po' più previdente, ma non ha snaturato assolutamente la sua squadra, anzi. Sono d'accordo con lei mister. Bene, allora andiamo avanti. Il tecnico Tonino Aloi. No, io solamente un apprezzamento e un complimenti al mister, proprio perché sentire un allenatore che spende delle parole proprio di complimenti per un altro collega non è semplice, non è facile incontrarlo, e quindi gli faccio solo i complimenti, perché ha detto delle cose, veramente giuste, perché ritengo che siano giuste, perché la penso anch'io
diciamo, nei confronti di mister Vivarini. Ma guarda, ti ringrazio. Credo che hai espresso una cosa che in realtà è verissima. È come se un allenatore fa dei complimenti a un suo collega, è come se si togliesse un qualcosa. È vero. Ma non è assolutamente così. Sì, esatto. Se c'è un collega bravo, in questo caso Vivarini è un bravo allenatore, va detto. Certo, perché la cosa è così semplice, basta, insomma, quindi... No, sono le contestazioni poi che arrivano, quelli arrivano in fretta, quando c'è da contestare il tempo. Esatto. Bene, allora andiamo avanti. Il collega giornalista, nonché direttore della rivista Domenica Giallorossa, Alberto Scerbo. Buonasera, mister. Buonasera. Proprio sulla base di quello che diceva, di solito si dice, molti dicono, non so se sono calciatori, ma anche tecnici, che l'allenatore conta più o meno massimo il 30% dei risultati oppure dei risultati di una squadra. Io non sono proprio convinto di questo, volevo sapere da lei cosa ne pensava, visto e considerato che i cambiamenti che sono avvenuti nel Catanzaro sia nella stagione precedente, ma anche in questa stagione, cioè la capacità di adattare la squadra anche alla Serie B, in realtà ha dato dimostrazione che l'allenatore ha una funzione forse più importante di quello che si possa pensare. Ora non so se c'è poi differenza tra Serie A, Serie B, Serie C, però volevo capire da lei se quanto conta in realtà l'allenatore nella gestione di una squadra. Allora, secondo me, ovviamente parliamo sempre di soggettività, sì, no? Secondo me il valore dell'allenatore lo determina la società, cioè quanto una società riesce a supportare e a mettere nelle condizioni migliori l'allenatore di potersi esprimere. Faccio degli esempi pratici. Secondo me un bravissimo direttore sportivo è Guido Angelozzi. Guido Angelozzi ha difeso Italiano quando alla prima esperienza a Spezia, dopo 9 giornate, era ultimo in classifica, tutti chiedevano la sua testa. Da direttore competente qual è, con una società alle spalle che lascia lavorare gli allenatori e i direttori, ha difeso un allenatore che abbiamo visto poi che cosa ha fatto. La stessa identica cosa è successa a Frosinone. Alla fine della prima stagione, Grosso non aveva centrato i playoff. La società, nel caso del presidente Stier e il direttore Guido Angelozzi, hanno confermato Grosso, dandogli fiducia e portando avanti un progetto. L'anno successivo il Frosinone ha stravinto un campionato. Cosa voglio dire? Che di allenatori bravi, con idee, che hanno tanto da dare, secondo me ce ne sono tanti. Il problema è che non viene mai sposato questo famoso progetto. Si perdono 2 partite ed è più facile mettere tutto in discussione e ricominciare da capo. Per me questo non sarà mai la crescita di un sistema calcio, soprattutto in Italia, perché abbiamo questa fretta comunque c'è di cambiare, di toglierci delle responsabilità. E questa cosa sta accadendo con grandi risultati, fortunatamente, in pochi posti, però a Bergamo, a Catanzaro adesso si è aperto un ciclo che io mi auguro che andrà avanti con Vivarini, perché secondo me Vivarini veramente può dare tanto, può scrivere tanto nella storia del Catanzaro. E spero che questa strada venga seguita anche da altri club. Grazie. Bene, per chiudere, il collega giornalista, nonché mio compagno di viaggio, insieme ad Alberto Scerbo, Fabio Migliaccio. Buonasera, mister. La chiamo mister, ma mi rivolgo al bomber, perché vorrei parlare di Iemmello. Iemmello ha scritto una bellissima storia, sta scrivendo una bellissima storia con il Catanzaro, perché è tornato a casa per rilanciarsi. Però al di là di cosa rappresenti Iemmello per i catanzaresi, per i tifosi del Catanzaro, vorrei che parlasse lei dello Iemmello calciatore, di quello che aveva deliziato addirittura San Siro prima di tornare poi a Catanzaro. Ma guardi, le dico la verità, per me Iemmello è un grande rammarico, perché con Pietro ci siamo sfiorati 2 volte. La prima, quando io arrivai a Sassuolo e lui praticamente a metà ritiro scelse, credo giustamente forse, ma aveva problemi con la società
quindi avevo voglia di andare via, scelse di andare a Benevento. E l'anno successivo lo ritrovai a Benevento, ma poco dopo il ritiro lui aveva anche dei problemi, veniva da un intervento, aveva avuto poi dei problemi particolari, insomma, fu ceduto e andò al Foggia. Quindi abbiamo lavorato veramente poco insieme, ma da come tocca la palla, da come si muove in campo, le qualità indiscusse di Pietro come calciatore credo che siano evidenti nel tempo, nella storia che lui ha fatto calcisticamente, sempre e ovunque dove è andato. Mi piace sottolineare una cosa che forse in pochi conoscono, che Pietro è anche un gran bravo ragazzo, è un generoso, è uno di cuore, ha bisogno probabilmente di trovare un contesto giusto dove potersi esprimere e le persone giuste che capiscono il suo mondo. Se capisci il mondo di Pietro, a quel punto io credo che poi si spalanca il suo mondo, ed è un mondo fatto di tutti quei numeri che ha fatto negli anni, i gol che ha fatto a San Siro, insomma, è tutto quello che speriamo farà ancora da qui in avanti. Bene, mister, abbiamo solo 60 secondi, due domande che riguarda la tua persona. La prima, è vero che tu potevi diventare giornalista? No, sì, è vero perché ho studiato scienze politiche, se non avessi fatto il calciatore sarei diventato giornalista. Avrei provato, insomma, questa carriera. Senti, da calciatore comunque, due promozioni di fila, hai fatto 54 gol in 56 partite, che ti sono valsi l'appellativo di Inzaghi dei poveri. Sì, è vero. Devo dire una cosa, io ho capito da subito che il mio standard era più una Serie B a vincere che una Serie A magari a salvarsi, per le mie caratteristiche proprio tecniche. Ero un attaccante d'area di rigore e quindi avevo bisogno di una squadra che creasse gioco, occasioni, e quindi ho preferito sempre giocare, magari cambiare anche squadra giocando per vincere. Per questo ho vinto 6 campionati in Serie B, quindi insomma evidentemente ho fatto delle scelte anche giuste. Bene, mister, io ti ringrazio per questa tua partecipazione questa sera a RTC Catanzaro Sport. Ti auguro di vederti presto su una panchina di un grosso club calcistico italiano, ma mi consenti, caro Christian, prima di lasciarti, di farti un complimento da uomo, perché hai superato prove difficili nella tua vita e non solo come calciatore e allenatore, e questo vale più di tutte le cose. Davvero complimenti, Christian. Grazie mille, grazie per l'invito. Buonasera e arrivederci a presto. Grazie. Grazie, buonasera. Christian Bucchi a RTC Catanzaro Sport. È un piacere sempre. Persona speciale, come hai detto, senza tornare sulle vicende tristi che l'hanno visto, che lui ha dovuto affrontare, ma poi ha fatto una disquisizione sul calcio, sul mondo del calcio, su tanti aspetti anche tecnico-tattici veramente molto profondi. Ottima persona e grande professionista. Da aggiungere qualcosa, Pasquale? No, ha detto la cosa più saggia. L'allenatore deve essere sempre supportato nella società, perché deve consentire alla società di fare il proprio lavoro, bisogna avere pazienza. Aggiungerei che peccato, perché c'è sempre poco spazio per questa gente come Christian Bucchi, che meriterebbe veramente perché sentirlo parlare, sa di calcio, persona splendida. Eppure c'è poco spazio per questi personaggi qua. Alberto, brevemente. Hai ragione, anch'io mi chiedo come ci sono tanti allenatori che forse continuano ad allenare, non si sa bene per quale motivo, e poi sono allenatori come Bucchi che in realtà non si comprende perché stanno fuori. Perché si tratta di, il bello di questi allenatori, di uno come Bucchi, è che al di là della personalità sul piano tecnico, tattico, della bravura, c'è una
una qualità umana forte, e forse in molti casi si dovrebbe cominciare a privilegiare questo aspetto rispetto ad altri. Tra l'altro, scusatemi 30 secondi, ha posto l'accento su una cosa secondo me molto importante, il ruolo del direttore sportivo. Certo. Perché se io sento parlare, come è capitato in Serie A al Milan, di algoritmi, si dice, e in effetti in questo momento il Milan non ha un direttore sportivo, secondo me è quello che ha detto esattamente Buchi, è centrale la società, ma è centrale il ruolo del direttore sportivo. È fondamentale. Fabio, scusa Mario, Fabio, sai quando probabilmente avranno un pochino più di spazio questi personaggi qua come Cristian Buchi? Ma ritengo che sia quasi impossibile, quando un po' di avvoltoi che sono nell'ambiente calcio si saranno messi da parte, però ritengo che questo non avverrà mai, io la penso così già da tempo. Partiamo subito dando i numeri, ogni tanto li diamo pure noi, cioè noi li diamo ogni settimana, o per meglio dire, ce li propone RTC con il pagellone e dà i numeri, ovvero i voti, per la gioia di Alberto Scerbo e un po' meno per quella di Fabio Migliaccio, il pagellone di RTC. Siamo tornati a livelli più consoni al Catanzaro. Scusa, un attimo solo, il professore Scerbo già ha inquadrato la telecamera, via. Vabbè, la difesa un 7,5 per tutti, perché in effetti sono stati splendidi. Cazzeris per la capacità di spingere, di creare problemi. I due centrali veramente ottimi. Veroli, come giustamente notava il professore Scerbo, si è stretto con i due centrali, quindi quasi una difesa a tre, o come ama dire Spalletti, una difesa 3,5. In mezzo al campo Guion bene, si è un po' sacrificato, Pompetti maestoso, si discute se assomigli più a Gerrard, a Matic, sta di fatto che merita 8. Sunas e Van de Putte hanno un po' pagato questa disposizione, queste necessità di coprire, di sacrificarsi in fase di non possesso, lo ha messo in evidenza per esempio Vivarini su Sunas, si diceva che doveva stringere per coprire Tutino, Biasci 7,5, Biasci secondo me è la spalla ideale per Gemmello, poi il giocatore che quando ha la palla la butta sempre dentro, e poi Gemmello 8, secondo me Gemmello ieri ha fatto la sua partita, Gemmello quando sente l'odore degli avversari si esalta, quindi un grandissimo gol, ma una prestazione sontuosa. Andiamo alla seconda videata. Ma la seconda videata ho messo praticamente tutti senza voto, perché secondo me, lo diceva Vivarini, ha fatto le sostituzioni più tardi del previsto. Là, ma secondo me è stata una scelta esattissima, perché la gara si giocava sull'equilibrio e secondo me non doveva alterare nulla. Quindi il primo è stato Ambrosino al 70° e poi di lì tutti gli altri, ma secondo me senza voto. Vivarini 8, perché Vivarini questa partita l'ha vinta lui. Bene, Fabio, hai esposto al meglio la tua settimanale tesina. Vediamo ora il professore Scerbo. No, io non sono d'accordo su due cose. Ecco. Uno, sono i due centrocampisti, cioè Guion e Sunas. Guion perché non solo si è sacrificato, Guion in realtà ha fatto un lavoro di copertura straordinario che ha permesso proprio di tenere, di non consentire al Cosenza il gioco invece che il Cosenza sa fare. Dall'altra parte Sunas, lo ha detto anche Vivarini ieri appunto in conferenza stampa, ha chiuso molto bene su Tutino, cioè si è sacrificato facendo un lavoro straordinario, cosa che per esempio non è avvenuta dall'altra parte, dove tanto per dire, i due esterni, cioè l'esterno basso e l'esterno alto del Cosenza, in realtà sono andati sempre vicino alla porta, mettendo anche in difficoltà Veroli, perché Van de Putte in realtà il gioco di Sunas non l'ha fatto al meglio. Quindi la differenza tra Sunas e Van de Putte, secondo me, andrebbe messa in rilievo. Mezzo punto in più all'uno e all'altro. Perfetto. Tieni conto, da rivedere, sei rinviato alla prossima settimana. Bene, allora... Andiamo ora invece, parlavamo di centrocampisti eccetera, andiamo a vedere, a sognerò sentire di nuovo gli esami universitari per colpa tua, questo è il sacrificio. Allora andiamo ora con un nuovo servizio, un altro servizio, quello che praticamente riguarda le interviste a fine partita. Parlavamo di centrocampisti,
di Ghionno, di Pompetti. Andiamo proprio ad ascoltare cosa ha detto Pompetti, 60 secondi, la sua disamina sulla gara e sulla sua prestazione. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Sì, sono contento personalmente, ma direi diciamo più di tutto per la squadra, perché non era un periodo facile per noi. Veniamo da tre sconfitte consecutive, però dentro di noi abbiamo sempre saputo che c'eravamo e volevamo semplicemente dimostrarlo a tutto il pubblico e a tutti quanti, e credo che oggi ci siamo riusciti perfettamente. Abbiamo fatto una prestazione veramente da squadra matura che voleva il risultato e che ha fatto di tutto pur di non prendere gol. Sì, vai. Io comunque metto sempre diciamo le mie giocate, le mie qualità al servizio della squadra, poi è normale che se ho l'opportunità di provare a calciare lo faccio, perché comunque diciamo so che è una soluzione in più, che posso dare una mano alla squadra magari provando a tirare da fuori, quindi quando ho l'opportunità lo faccio. Però dobbiamo mettere comunque tutti quanti davanti a tutti la squadra, e oggi l'abbiamo fatto, a partire dagli attaccanti che hanno fatto un lavoro spettacolare e sono stati ripagati con i due gol. Bene, ritorniamo con i numeri e passiamo alla Top 3 RTC 2023-2024, giunta alla settima edizione. Per la gara Catanzaro-Cosenza di ieri, i tre punti sono andati a Iemmello, i due punti a Pompetti e un punto a Veroli. Fabio. Guarda Mario, Pompetti lo abbiamo detto, Veroli anche, sta crescendo, Magalini ci crede tantissimo, dice che calcherai i palcoscenici di Serie A. Fammi spendere un'altra parola su Iemmello. Iemmello, quando è arrivato a Catanzaro, lo conoscevamo, sapevamo l'amore che aveva per Catanzaro, ma io personalmente non immaginavo che non sbagliasse le partite decisive. Io vi ricordo a me stesso e agli altri che col Crotone in un momento decisivo l'anno scorso l'ha sbloccata lui, quest'anno in un momento delicatissimo, non decisivo ma delicato, l'ha sbloccata lui e poi si è andato a divertire, secondo me in maniera goliardica, perché qualcuno mette in rilievo il fatto della maglietta con la frase tra virgolette contro i tifosi cosentini che non hanno apprezzato, ma io ricordo che qualche anno fa la stessa maglietta la fece Totti e era assurse a eroe nazionale. Io penso che Iemmello si è limitato direi quasi al minimo, perché non dobbiamo essere ipocriti, durante la settimana sono passati dei video in cui veniva offesa ripetutamente, lo diciamo senza ipocrisia, la mamma di Iemmello. E allora io penso che Iemmello ha fatto quello che doveva fare, cioè mostrare la sua classe agli avversari e poi irriderli un pochettino, ci sta tutto secondo me. Bene, per effetto di questi punteggi andiamo a vedere con l'aiuto della grafica la classifica generale dopo la 14ª giornata di campionato. In testa Ghionno con 12 punti, seguono Scognamillo e Vandeputto con 9, Fulignati e Iemmello con 8, Brighenti, Pompetti, Situm e Sunas con 6, Cazzerisi con 4, Verna con 3, Ambrosino e Biasci con 2, D'Andrea, Oliveri e Veroli con 1. Già sono quasi 16 tutti i calciatori che sono già nella top. E passami una battuta, io non vedo neanche uno tra questi giocatori che non meriti di vestire la maglia giallorossa, perché abbiamo parlato dei calciatori, abbiamo parlato delle loro capacità tecnico-tattiche, ma vi assicuro, noi un po' di meno, qualcuno anzi ce lo chiede come mai non vengono in trasmissione, se è una scelta redazionale, una scelta della società, è una scelta della società. Decide di preservarli in questi momenti, quindi non sono ospiti della nostra società, della nostra trasmissione. Però al di là di questo sono dei ragazzi straordinari, li abbiamo incrociati in questo periodo durante questa pausa e io non saprei se dovessi stilare una classifica dal punto di vista umano chi di più merita di vincere questa classifica. Una notazione, Fabio, Iemmello non segnava al Ceravolo, mi pare dallo scorso campionato, se ricordo bene, dalla fine di aprile. Sì. Quindi il ritorno anche di Iemmello al Ceravolo come... E secondo me sì, non è un caso che abbiano segnato entrambi Iemmello e Biasci, che erano la coppia vincente dello scorso campionato. Il Catanzaro l'anno scorso con Biasci e Iemmello
partiva se non da 1-0, forse addirittura dal 2-0, e secondo me è la coppia meglio assortita tra quelle a disposizione dell'organico. Bene, e allora in attesa che la regia ci colleghi con Palermo, vorrei fare una brevissima carrellata. Diciamo, parlavamo di Biasci, di Iemmello, Pasquale, un'altra prova positiva del duo d'attacco, Biasci Iemmello, che tra l'altro è stato ieri schierato per la nona volta su 14 gare, quindi 9 volte inizialmente Vivarini è partito con la coppia Biasci Iemmello, quasi diciamo ad emulare quello di buono fatto la scorsa stagione. Un usato sicuro, ecco, di come si suol dire. Assolutamente sì, è una coppia ormai che si conoscono molto bene anche nei movimenti, quindi quando c'è questa sintonia nel reparto offensivo i compagni di reparto sanno anche come vogliono la palla, i movimenti dei due attaccanti, insomma si vede che è un lavoro consolidato già da qualche anno, per cui è giusto e io ritengo che sia la coppia in questo momento più affidabile. È la coppia più affidabile Biasci Iemmello, Tonino, anche per te? Senza ombra di dubbio, anche perché a Pietro sta bene. Senza ombra di dubbio, perché a Pietro sta bene anche Biasci, in quanto quei 20 metri più indietro lo fanno stare molto meglio a Iemmello. Quindi, perché è normale avere un compagno di reparto come Biasci che macina chilometri, e lui con la sua qualità, adesso a parte gli scherzi, lui con la sua qualità può rendersi veramente molto ma molto pericoloso in ogni partita. Alberto. Sì, sono d'accordo, anche perché, come dicevamo l'altra volta, Biasci è un giocatore, al di là del fatto che copre e marca il primo marcatore, il primo difensore è lui, perché va sempre su tutti i difensori avversari, ma oltretutto è in grado di aprire spazi per bande punte, e questo non è da poco, oltre ad essere forse la spalla ideale per Iemmello. E chiudiamo con Fabio? Sì, no, io sono convintissimo di questo, secondo me è la coppia più affidabile, come diceva Pasquale, più assortita, le caratteristiche dell'uno si completano con l'altro e secondo me ne giova specialmente Iemmello, che secondo me in quelle ultime uscite senza Biasci aveva perso un po' di smalto. Bene, allora dalla regia mi fanno cenno che è pronto il collegamento in diretta Skype con Palermo. Abbiamo con piacere e lo ospitiamo il collega Paolo Costa dell'agenzia Italpress, appunto di Palermo. E grazie Paolo per aver accettato cortesemente il nostro invito. Buona serata. Bentornati a tutti, è un piacere per me essere con voi. Grazie, grazie. Allora, che diciamo, venerdì inizia la 15ª giornata d'andata, e il preludio a questa giornata, una giornata interessante per via di parecchi incontri, spicca naturalmente Palermo-Catanzaro, due squadre appaiate a 24 punti al quarto posto della graduatoria. Sì, però il Palermo ci arriva nella peggiore condizione possibile, perché la squadra di Eugenio Corini nell'ultimo mese e mezzo ha subito un'involuzione pazzesca. Bisogna dividere questo campionato del Palermo fino a questo momento in due parti. Le prime 8 giornate che hanno visto completamente un'altra squadra rispetto a quella delle ultime 6 giornate. Questo sul piano dei risultati, dove ovviamente soprattutto al Barbera il rendimento è stato piuttosto deficitario. Nelle ultime 4 partite c'è stato un pareggio con lo Spezia ottenuto proprio all'ultimo secondo, ci sono state 2 sconfitte con Cittadella e Lecco, 2 squadre sicuramente che non erano tra le annunciate protagoniste, e l'unica vittoria col Brescia. Quindi un Palermo che ha subito una grossa involuzione, è una piazza decisamente demotivata in questo momento, e soprattutto contro il tecnico Eugenio Corini.
Bene, allora pregherei i nostri ospiti in studio, domande brevi con risposte brevi, così da fare una carrellata generale. Incominciamo con Pasquale Gigliotti, ex direttore sportivo del Catanzaro. Sì, no, io ho seguito un po' la situazione di Palermo, ho visto effettivamente, come diceva il signor Costa, effettivamente ha avuto un'involuzione anche dal punto di vista del gioco, oltre che dei risultati. Quindi, qua bisogna capire anche se è anche una condizione fisica e atletica un po' deficitaria, perché vedo anche in difficoltà parecchi calciatori che hanno qualità, indubbie qualità, e quindi questo sicuramente ha portato dei risultati non positivi, ecco. Sì, devo dire che il calo è stato su tutti i fronti, è stato mentale, è stato fisico, il morale di questa squadra è sotto i tacchi e a questo si sono aggiunti una serie di infortuni che sicuramente hanno complicato la situazione per Porini, che non ha potuto mai schierare la formazione con tutti gli effettivi a disposizione. Però ovviamente è un calo veramente troppo drastico e su tutti i fronti, come dicevo, e quindi c'è allarme da queste parti e c'è soprattutto uno scollamento recentemente tra la squadra, tifosi, tecnico e società, perché la colpa che si dà alla società è quella di non essere intervenuta. Sì, è vero, c'è stata una netta difesa nei confronti del tecnico, la società ha blindato praticamente Corini, però non ha mai detto qual è il problema. Corini stesso, prima della sosta, aveva detto ci siamo ricompattati, abbiamo parlato tra noi, abbiamo analizzato i problemi e li abbiamo risolti. Però mi pare che in 15 giorni, dopo quello che abbiamo visto a Terni, non mi pare sia cambiato nulla. Quindi questi problemi non è che siano stati superati. Bene, il direttore di Domenica Giallorossa, il collega Alberto Scerbo. Salve, io faccio una domanda proprio precisa, proprio per quello che lei dice. Questo scollamento, perché qui non si riesce a capire, Palermo è partito con ambizioni molto precise e ci stanno tutte, ha una squadra con un organico straordinario, onestamente. Non si riesce a capire cos'è che non funziona, il rapporto tra calciatori e allenatore, c'è qualcosa che non funziona, il rapporto tra allenatore e società, cioè cos'è che in realtà ha creato questo problema? Perché sono problemi che sono creati poi all'improvviso, cioè non erano prevedibili né. Eh sì. Allora, io penso o che non si siano riusci o che non si sia riuscito a capire veramente qual è il problema tra squadra e allenatore, o qualcuno non dice la verità. Perché se questo confronto c'è stato realmente, come si è detto, come ha detto Corini, come hanno confermato i giocatori, e c'è stata questo incontro in cui hanno chiarito tutto, in effetti poi i risultati non si sono visti in campo, quindi o qualcuno di loro non ha detto la verità o gli stessi protagonisti non hanno capito di cosa soffrono. Però, tornando sempre al discorso precedente, è un'involuzione troppo drastica e noi no, non crediamo che certi giocatori che tra l'altro sono stati protagonisti nelle squadre da dove il Palermo li ha presi e sono stati protagonisti nella prima parte del campionato, improvvisamente che siano diventati dei giocatori che non riescono a fare due passaggi di fila, ci sembra un po' difficile. Giocatori come Insigne, come Di Francesco, tanto solo per fare due esempi, l'involuzione stessa di Matteo Brunori, che comunque risulta sempre essere uno dei migliori in campo, però non riesce più a vedere la porta. Quindi qualche domanda ce la facciamo. Bene, allora a chiudere brevemente il collega Fabio Migliaccio. Buonasera Paolo, Fabio Migliaccio. Siccome solo gli ultimi tre nomi mi hanno impaurito in previsione di venerdì, allora molto banalmente ti chiedo,
chi giocherà del Palermo e come giocherà? Ma il Palermo ha tanti infortuni in questo momento. Sicuramente Di Francesco non ci sarà, perché ancora non ha recuperato, così come non ci sarà Ceccaroni. Insigne difficilmente recupererà anche lui. Adesso si è aggiunto Soleri, proprio questa è notizia di oggi, che tra l'altro i tanti infortuni sono un'altra concausa. Soleri ha riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra e mancherà per 3-4 partite. Soleri, che è un giocatore che solitamente parte dalla panchina, però è quel giocatore che è inserito negli ultimi 20 minuti, molto spesso, può cambiare. Molto spesso ha cambiato la partita. Quindi gli assenti saranno tanti. Però è un Palermo che si presenterà molto simile a quello visto con la Ternana, sicuramente con Piacelli in porta, con Matteo, Lucioni, Marconi e Lande in difesa, a centrocampo Stulaz sicuramente, Koulibaly, Segre potrebbe rientrare, diciamo, al posto di qualcuno, Gomez sicuramente potrà trovare spazio. E in attacco Brunori, Mancuso e Di Mariano sono, diciamo, i candidati principali. Però c'è anche Valente che scalpita, che è uno che a destra, insomma, ha dimostrato che è uno dei pochi che sa crossare, sa fare cross, roba rara in questo momento per questo Palermo. Posso chiederle una cosa così veloce? Ma secondo lei il Catanzaro come avversario è il migliore avversario possibile per questo Palermo? Oppure un po' di timore nei confronti di questa squadra c'è? Allora, il Palermo solitamente stecca, e questo succede già dall'anno scorso, stecca contro le squadre più piccole. Quindi paradossalmente incontrare il Catanzaro, che è sicuramente una squadra forte, e lo dimostra la classifica, lo dimostrano tante cose, potrebbe essere un modo per rivitalizzare, ecco, questo Palermo. Il Catanzaro è sicuramente un'ottima squadra, lo era già ai tempi quando eravamo entrambe in Serie C, quell'anno quando è salito il Palermo. Sicuramente il Catanzaro aveva un organico di tutto rispetto, ha fatto poi un campionato stratosferico l'anno successivo, e quest'anno sta confermando tutto quello che di bello c'era da confermare. Quindi il Catanzaro è sicuramente l'avversario per cui questo Palermo può dimostrare di essere ancora vivo, di essere ancora quello dell'inizio stagione, oppure siamo nell'involuzione più totale, anche perché si sta spegnendo l'entusiasmo. E noi siamo passati dai 35.000 tifosi, dai 35.000 spettatori allo stadio della finale playoff, ai 30.000, ai 25.000, e mi sa che col Catanzaro non andremo oltre i 15.000. Bene, Paolo, ti ringraziamo di questa tua partecipazione a RTC Catanzaro Sport, magari ci sentiremo poi nel corso della partita di venerdì. Comunque, grazie, buon lavoro e a risentirci presto. Paolo Costa. E buona serata, grazie. Grazie, grazie a te Paolo, grazie. Andiamo ad ascoltare Tommaso Biasci, cosa ha detto a fine partita. Provo sempre a fare il massimo e lo sogno sempre. Poi oggi era, diciamo, una partita particolare, no? Quindi venuto in un bel momento e bene così. Sì, riguardo al gol mi ha ricordato molto quello col Crotone lo scorso anno. E diciamo che sono due anni che lavoriamo, diciamo, sempre nello stesso modo. Sembra sempre di dire le stesse cose, però in campo ci troviamo molto bene, abbiamo dei sincronismi un po', diciamo, rodati da un po', e quindi penso che quando si fanno queste azioni si veda tutto il lavoro che facciamo da tempo a questa parte. Riguardo alla seconda domanda, ovviamente sono state due settimane lunghe, sono state particolari perché venivamo da tre sconfitte che ci avevano un po' fatto male, soprattutto per come erano capitate, perché c'erano girati un po' di episodi a sfavore, e
Sono state 2 settimane di carica, di duro allenamento, di preparazione alla partita, e ovviamente la città si sentiva questo calore, no? E oggi diciamo che è esploso tutto insieme. Quando siamo entrati già prima del riscaldamento in campo si era capito che era un'atmosfera diversa dalle altre partite. Bene, era un'atmosfera diversa da altre partite, Pasquale? Sì, assolutamente sì. Il derby ti dà delle motivazioni incredibili, è una partita che è automotivante, quindi già l'approccio alla gara lo senti già 3-4 giorni prima dell'incontro, quindi i ragazzi sono stati molto 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 bravi. Tonino, un buon viatico in vista dei prossimi impegni, mancano 5 gare alla fine del girone di andata, dopodiché potremmo fare un ricco bilancio di questa... Buon viatico, io me lo auguro perché in questa partita qua, sentendo anche Biasci, questa preparazione a questa gara è venuta da sé, in automatico, perché in effetti dopo 3 sconfitte, come ho detto prima, è il derby che arrivava, quindi c'è stata questa reazione proprio in modo splendido. Mi auguro che possa servire anche per le partite successive. Bene, ora andiamo a vedere, allora, a proposito delle partite successive, qual è il prossimo turno, ricordandovi che si giocherà tra venerdì, sabato e domenica le gare della 15ª giornata d'andata. Questo è il quadro completo. Brescia-Sampdoria, Cosenza-Ternana, Feralpi-Salò, Cittadella, Lecco-Bari, Modena-Reggiana, Palermo-Catanzaro, Pisa-Cremonese, Spezia-Parma, Sud Tirol-Como, Venezia-Ascoli. Alberto, proiettiamoci già in questo quadro generale. Generale, beh, insomma, la partita più importante probabilmente è quella Palermo-Catanzaro, di quella di alta classifica. Io insomma non esprimo, ma ce ne sono anche altre, nel senso che bisogna vedere cosa il Parma fa con lo Spezia. Lo Spezia non è una squadra che dovrebbe dare molte preoccupazioni, però da qualche giornata il Parma sta andando un po', ha un po' rallentato il passo, quindi potrebbe essere anche questa una partita che può dare dimostrazioni di che cos'è che sta succedendo a Parma. Tonino, brevemente. Ma questa è la Serie B. Cioè, questa è la Serie B. Il Parma, che lo davano come ammazza campionato, è rientrato un pochettino, anche se i punti di vantaggio sono sempre notevoli, perché qui basta vincere 2 partite e ti ritrovi in testa alla classifica, e se ne perdi 2. Buon per noi che ne abbiamo persi 3, nel senso, non buon per noi, siamo ancora là. Quindi... Fabio. Sì, è come dice Tonino, la Serie B è questa, tu puoi perdere 3 partite, ne vinci una e sei lì, quindi è importante non perdere mai la testa, rimanere tranquilli. Catanzaro secondo me si è tolto dalle spalle un grossissimo peso, perché perdere o comunque non fare bene ieri sarebbe stato problematico, e adesso può andare secondo me a Palermo con un po' di scioltezza e di leggerezza in più. Ci sarà leggerezza, Pasquale? No, assolutamente no. No, leggerezza in senso positivo. No, io parlavo in genere. Sì, no. No. Dal punto di vista... Ho capito. Sì. No, assolutamente che i ragazzi adesso... Scusa, abbiamo detto dei requisiti prima, determinazione, cattiveria agonistica, che non ci devono essere, non ci sono state Cosenza, ma devono proseguire. Ma sì, ma ripeto, adesso... La vittoria con del derby dà uno slancio diverso al campionato del Catanzaro, anche mentalmente, una conferma di quella che è la consapevolezza della forza della squadra, perché ripeto, il Catanzaro è stato anche capace, oltre a interpretare la gara in maniera perfetta, è anche stato capace di offrire tatticamente delle alternative. Perfetto. Gli ultimi messaggi. Sì, ce ne sono 2 interessanti, perché affrontano lo stesso problema con visioni diverse. Tony da Catanzaro dice: abbiamo visto una nuova strategia di gioco più equilibrata e cinica, che continuerà in altre partite. Voi che ne pensate? Però subito dopo Maurizio dice: siccome siamo forti, Vivarini, il vice Milani, il professore del Fosco, forse è arrivato il momento di essere meno prudenti e un po' più presuntuosi.
Secondo me le due cose si possono conciliare. Il Catanzaro, se dovesse fare, come sta facendo, dei punti, probabilmente potrà permettersi qualche azzardo in più. Poi scrive Alex da Ciron Marino, siamo forti, grande Vivarini, grande Iemmello. Massimo Plastino racconta di un Cazzeris a suo modo fortissimo. E qualcuno chiede un parere su Ambrosino, dicono sembra un po' spento, in effetti non sta dando forse quello che noi pensavamo. E poi ci chiedono 15.000 euro di multa, è notizia di oggi, il Catanzaro è stato multato di 15.000 euro, mi sembra una cifra per quanto contestato, non ne abbiamo parlato, allora ci prendiamo 30 secondi, 15.000 euro di multa, mentre solo 3.000 al Crotone per lancio di petardi, due sputi e qualche bottiglia d'acqua in più nel senso contro la panchina. Il telespettatore dice, lo dovete dire per favore, che non possiamo pagare per questi, testuale lui dice, scemi dei distinti, queste multe. Noi lo diciamo, io aggiungo che io se fossi stato nei panni di questi spettatori mi sarei posto il problema della gravosità che creo nei confronti della società che deve pagare queste somme per un gesto sconsiderato e stupido, quindi l'invito ad essere certamente più seri. Bene, allora su questo delle multe, Pasquale, brevemente, insomma, 15.000 è una cifra esagerata. Purtroppo i commissari di campo a volte calcano anche la mano, anche, però effettivamente, come dice Fabio, sono degli episodi deplorevoli che dovrebbero essere limitati assolutamente. Tonino, forse l'acqua ci può stare, visto e considerato, era un'anteprima, visto e considerato che oggi buona parte della città è con poca o niente acqua. Sì, ci poteva stare sicuramente. Comunque per il fatto delle multe mi sembra che sia veramente una cosa vergognosa, perché ogni domenica assistiamo sempre che quasi tutte le società, se non tutte, chi 2, chi 3, chi 5, insomma, mi sembra un pochettino un'esagerazione. 15.000 mi sembra tanto. Io 15.000 sono ancora il paragone, io già... Il Foggia prese 5.000 euro di multa per un'invasione di campo, poi non lo so, la Serie B è alta, però 15.000 euro. Tra l'altro io ho sentito molti più petardi dalla curva del Crotone e addirittura c'è stato anche un principio del Cosenza, c'è stato anche un principio di incendio in curva est. Non so se questo forse è sfuggito. Alberto, il tuo parere? No, sono d'accordo con Fabio sul fatto che l'eccesso le multe sono un eccesso, questo di 15.000 euro è sicuramente un eccesso. L'altro problema che dovrebbe essere affrontato è questo, cioè che senso ha fare a determinati gesti quando si vince si sta vincendo, cioè non riesco a capirlo, sembra inutile. Un ultimo messaggio che forse, come dire, nel contesto ci va veramente bene. Se dovessimo essere lassù a fine dicembre, la società cosa farà? Da Antonio. Sicuramente è in dubbio, io parlo di mercato perché ovviamente è il mio settore, è in dubbio che questa squadra ha bisogno di essere puntellata, ma più che altro per incrementare alcuni reparti che sono in sofferenza, quali la difesa, quali potrebbe essere l'attacco. È necessario puntellare numericamente con due giocatori magari di categoria e di spessore che ti possono ovviamente dare quel qualcosa in più per affrontare la seconda parte a un certo livello. Esatto. Una domanda un po' cattiva in base proprio a quello che dicono i telespettatori, forse qualche giovane non ha reso per come si pensasse, si pensava, e quindi forse lì si inciderà. Ma i giovani purtroppo sono così, i giovani ti dà tanto ma ti può togliere anche tanto, purtroppo i giovani, l'investimento sui giovani è quello di dare a loro la possibilità di integrarsi in un gruppo, in un campionato, perché questi, la maggior parte di questi ragazzi vengono da campionati di primavera, quindi secondi. Campionati completamente diversi. Sono d'accordissimo.
Ma i giovani. La società dovrà fare e i giovani. Allora, non penso che siano sprovveduti qualora ci trovassimo in una posizione di classifica, però non vorrei fare voli pindarici, perché sinceramente io prima di tutto cerco di conservare la categoria, che è la cosa più importante. Toni, ti prego però. No, guardiamo la classifica. No. Siamo a 15 punti da sì, ora, non possiamo... Conservare la categoria, perché se ricordate, fin dall'inizio, no? Si parlava proprio innanzitutto di conservare la categoria, e penso che ci siamo. Poi che siamo una realtà, l'ho sempre detto e lo ribadisco, perché l'ho detto fin dalla prima giornata. Questa è una squadra, è un gruppo che ha un'identità forte come squadra, e quindi siamo una realtà. Non possiamo precludere niente, cioè nel senso che se realmente io non penso che loro siano così sprovveduti, che a gennaio... E se il Catanzaro è messo in una buona posizione di classifica e fare qualche ritocchino per dare maggiore chance a questa squadra, sicuramente io penso che la società non si tirerà indietro. Vi do soltanto 3-4 partite, dopodiché non voglio assolutamente sentir parlare ci dobbiamo salvare, abbiamo i punti. No, ma noi l'abbiamo detto, scusami, l'abbiamo detto 5-6 giornate fa. Dopo 14 giornate, torno a ripetere, siamo in zona playoff, il dovere di conservare il posto. Il Catanzaro non ci interessa una realtà, la permanenza, il Catanzaro, la coppa è scontata, ma io il Catanzaro, visto una squadra che ha un'identità di questi punti. Allora, parlo la classifica, una squadra che ha un'identità di gioco come il Catanzaro. Perfetto. E lo dicono gli addetti ai lavori, non lo dice Tonino Aloi, sicuramente può ambire, è una realtà. Ecco la classifica, vediamo i numeri, non diciamo niente, parlano i numeri. Bene. Allora, ultimi... Te la vuoi giocare proprio, ultimi 60 secondi, servono i finali per iniziare i pensieri finali. Scusate il gioco di parole. Cominciamo, pensiero finale di Alberto Scerpa. Pensiero finale... Magari una cosa che voleva dire e non l'ha potuto dire. No, io parto da quello che la considerazione che facevi tu. Io premetto che, secondo me, noi dobbiamo pensare semplicemente dai playoff in su. Cioè, il discorso della salvezza ormai non lo guardo neanche, perché non esiste proprio. Come squadra, come capacità, come tecnica, come possibilità, come tutto. E poi sono d'accordo perfettamente con Pasquale Gigliotti. Cioè, quello che avverrà sarà quello che Pasquale ha detto poco fa, anche sul tipo di intervento da fare. Pasquale, pensiero finale di Tonino Aloi. Guarda, sarei presuntuoso se dicessi che credo in uno dei due posti, e lo dico veramente adesso con tutta sincerità, probabilmente non si avvererà, ma questa è una squadra che se dovesse succedere non ci sarebbe da gridare allo scandalo. Pensiero finale di Pasquale Gigliotti. Io penso che il Catanzaro abbia meritato di arrivare in questa categoria ed è una grande... possibilità quella di giocarsi nel recente futuro i playoff. Allora Fabio, non pensare alla tesina, non pensare al professor Scerpa. Pensiero finale di Fabio Migliaccio. Mi risuona una canzoncina da ieri, quella che dice la Calabria è giallorossa. Ora non voglio essere arrogante, io non l'ho voglio pubblicato pure su, però io dico che negli ultimi anni siamo tornati quelli che eravamo, cioè il Catanzaro è in questo momento, lo dice la classifica, la squadra più forte della Calabria. Ma se io guardo alla società, penso che è una società seria, tra l'altro specchiata, cristallina, che sta facendo degli investimenti. Voi sapete che e ha fatto convenzioni con il comune di San Floro per far allenare i giovani, ha acquistato Giovino, è arrivato Bava, che è una persona di grandissimo, di grandissimo Massimo livello. Bava, ne parleremo, faremo anche magari se è possibile una trasmissione dove daremo molto spazio. Quindi questo è quello che io vedo davanti ai miei occhi. Perfetto. Io davanti ai miei occhi per il momento vedo che dalla regia mi fanno cenno che devo chiudere, quindi abbiamo così concluso anche questa 17ª puntata della nuova stagione agonistica di RTC Catanzaro Sport. Vi ricordo le principali repliche sul canale 78 di RTC a partire da quelle di domani, martedì con inizio alle ore 14:30 e poi alle ore 23:00.
ricordandovi ancora che il programma potrà essere seguito martedì, quindi domani con inizio alle ore 21, sulle frequenze radiofoniche di RTC Radio Catanzaro 88,5 o 105,700. Bene, ringrazio Antonio Aloi e Pasquale Gigliotti, grazie di questa serie grazie di studi. A te. Grazie. Grazie a te. Ringrazio i miei compagni di viaggio Fabio Migliacci ed Alberto Scerbo. Buonanotte a tutti. Ringrazio il nostro direttore di produzione Manuel Saluri, estendendo i ringraziamenti naturalmente a tutti voi gentili telespettatori che mi auguro anche questa sera siete stati all'ascolto numerosi e ai quali do appuntamento, se Dio vorrà, a lunedì prossimo alle ore 21. Bene, è proprio tutto, buona serata e soprattutto buon proseguimento con i programmi di RTC.